Oggi abbiamo visto cose prodigiose. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buon inizio settimana. Abbiamo iniziato ieri la seconda settimana di Avvento e stiamo facendo un percorso di apertura di cuore al Signore Gesù che viene in un modo speciale in questo Natale. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Luca 5, 17, 26. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose. Amen». Carissimi, il Vangelo di oggi ci mette di fronte a un segno, a un miracolo, un prodigio davvero grande che il Signore ha fatto, attraverso alcuni uomini che portano su un letto un uomo che era paralizzato, non poteva camminare. Ecco che Gesù dimostra due fatti: da un lato che ha il potere di guarire, dall'altro aspetto che ha il potere di perdonare, il potere di rimettere i peccati. Allora noi oggi non siamo molto abituati a parlare né di guarigione, di questo potere sulle forze della natura, sulle forze fisiche, né siamo abituati a parlare dell'autorità sopra i peccati, di rimettere i peccati, anche perché oggi non si parla di peccati. Di solito nel mondo si parla solo di chi ha sbagliato, chi ha fatto del male, e di solito c'è una condanna, un giudizio e una critica. Ma qui siamo di fronte a Gesù, che è il Figlio dell'uomo, il Messia venuto per noi, e lo celebriamo fortemente in questo Natale, che ha davvero il potere di intervenire nella nostra vita concreta, nella nostra vita pratica. Quante volte sentiamo dire che la fede, la religione sono cose per i preti o sono cose che ci crede la gente bigotta, quelli che non sanno cosa fare, sono deboli, non sanno in chi credere, allora vanno in chiesa e pregano. Dio è un'idea della Chiesa, dei preti, ma fratelli e sorelle, Dio è la cosa più concreta che c'è. Dio si manifesta pienamente nella nostra vita quotidiana. È Lui che apre le porte ogni giorno, quando lo invochiamo. È Lui che chiude quelle porte di cui non avevamo bisogno.
È Lui che ci indica un cammino, è Lui che ci fa sorpassare tutti gli ostacoli che abbiamo nella nostra vita. È Lui che può intervenire nel nostro corpo, nella nostra fisicità, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. È Lui che ha il potere di liberarci dal male, di perdonarci quando sbagliamo, di rialzarci quando noi cadiamo. Questo è il principe di pace, l'Emmanuele, che celebreremo fortemente a Natale. Ecco chi è questo Re dei Re. Ha potere nella nostra vita. È la cosa più concreta che ci sia, fratelli e sorelle. E se noi non abbiamo questa esperienza, dobbiamo invocare lo Spirito Santo, chiedere: Signore, voglio vedere cose prodigiose nella mia vita. Perché la fede in Gesù non ha mai detto che non si deve vedere. Non ha mai detto: vivi semplicemente, umilmente, nasconditi e mi vedrai quando andrai nel mio regno. No, mai ha detto questo. Ha detto sempre: credi che io posso fare ciò che è impossibile all'uomo. Credi che io posso guarire. Credi che io posso liberare. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo. Ma se noi non abbiamo una relazione diretta, personale, quotidiana con la parola di Dio, la nostra fede è aria al vento, una foglia autunnale che cade dall'albero, perché non è aggrappata alla sua parola. E oggi la parola di Gesù entra nella mia vita, mi provoca, mi scuote e mi chiede di accogliere, essere fiducioso nella mano potente di Dio. Allora insieme chiediamo al Signore che possa farci vedere, farci mostrare quanto è grande, quanto è potente, quanto è concreto nella nostra vita. E gli diciamo: benedetto tu sei, oh Signore, grande è il tuo nome, Gesù, perché tu sei venuto affinché io potessi incontrarti, potessi conoscerti, potessi fare esperienza che davvero hai ogni potere nei cieli e sulla terra. Signore, perdona il mio male, le mie cadute, i miei peccati. E ti chiedo: mostrami la luce, mostrami la via, mostrami la tua potenza, perché io sperimenti. Tu sei l'Emmanuele, il Dio che è con me, che non mi abbandona mai. Grazie, oh Signore Gesù, perché sei fedele, perché tu sei grande e che il tuo Spirito Santo oggi mi accompagni e mi guidi a te, che sei la verità. Tutta la gloria, tutto l'onore sia sempre a te, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, cari amici, invochiamo la presenza di Dio con questo bellissimo slogan: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Questa è la nostra speranza. Dio ci farà vedere cose grandi. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao.